EcoCenter, protagonista a livello mondiale quando si parla di tutela dell'ambiente e di utilizzo di nuove tecnologie. Siamo alle porte di Bolzano, nelle campagne nei pressi della fossa Chiaro di Luna. Quello che vedete è il tratto del collettore tra Postal e Bolzano. EcoCenter ne ha rinnovato circa 870 metri. La tecnica adottata è una prima a livello mondiale che ha permesso di evitare lo scavo a cielo aperto. La sostituzione della condotta con metodo tradizionale avrebbe portato ad uno sbancamento di oltre 10.000 metri cubi, con gli inevitabili disagi per agricoltori e residenti. Si è dovuto optare per una tecnologia estremamente innovativa, mai provata nel mondo in queste dimensioni, e per fortuna è andato tutto molto bene. In 4 mesi il cantiere è finito e questo è un grosso successo per EcoCenter e per i suoi bravissimi tecnici. Nel tubo esistente in vetroresina, danneggiato da numerose rotture e deformazioni, è stato inserito un nuovo tubo in polietilene dello stesso diametro, parliamo di 800 mm. È stato ridotto il diametro del nuovo tubo di circa 50 mm per permettere di farlo scorrere attraverso la vecchia condotta mediante una testa di calibrazione in grado di allargare il tubo esistente. In questo intervento sono state applicate quindi contemporaneamente due tecnologie innovative: il burst lining per allargare la condotta danneggiata e la DynTech per restringere e infilare la nuova tubazione. La peculiarità di questo intervento sta nell'eseguire i lavori senza grandissime opere di scavo, realizzando 6 buche sull'intera tratta ed infilando il nuovo tubo in polietilene nella condotta esistente ammalorata. I lavori iniziati a novembre 2017 si sono conclusi in tempi molto rapidi, 4 mesi e mezzo in tutto.